Benvenuti a questa ennesima puntata di Supermercati che è passione. Siamo venuti oggi al Banco Fresco a Beinasco in Viale Risorgimento 3, un supermercato mai visto, catena francese. Infatti non ci siamo fatti il bidet prima di venire qui. Sicuramente. Guarda. Ci perdonano gli amici d'Oltralpe. Cosa abbiamo acquistato? Ah, della fantastica insalata di farro alla greca con pomodorini e feta a 2,69€. Questa ci ha proprio ispirato. Ci ha ispirato, esatto. I classici, inimitabili, per mettere alla prova, tramezzini, sono stati un po' semplici, però questi qua sono fatti con bresaola e formaggio a 3,39€. Ci siamo fatti, diciamo, ingolosire per mettere alla prova il reparto gastronomia con una insalata russa a 2,29€. Era comunque enorme il reparto gastronomia. Sì, era comunque grosso. Cioè, è un supermercato molto particolare, sì. Molto particolare. Non c'è insalata russa senza un substrato dove possa attecchire prima di entrarci nella nostra gola famelica delle lingue alla cipolla. Il nostro stomaco. Leggeri, cipolle. Certo. A 1,59€. Da buoni piemontesi, anche se non l'avrete capito per il nostro accento che mascheriamo. Che mascheriamo alla perfezione. Abbiamo preso un sugo alla baia cauda a 2,59€. Non c'è francese senza formaggio, come non c'è rosa senza spina. Abbiamo preso un camembert classico, 1,99€. Un piccolo grande dolcino, un citron... Vabbè, insomma, limoni della Costa Azzurra, dei simpatici piccolini a 1,99€. Terminiamo con orgoglio sabaudo dopo la bagna cauda. Sabaudo, dopo la bagna cauda, una molecola tipica di Torino che assaggeremo. Comincerei da tramezzini? Sì, guarda, mi hai letto nello stomaco. Nello stomaco. È la stessa cosa, penso allo stomaco. Sono le 3 e non abbiamo ancora fatto pranzo. Osserviamo, sono piuttosto pieni. Tipo 2001 di sé nello spazio. Che ne dici? Guarda, per me, mi dispiace dirlo, ma per me è un no. Anche per me. Onestamente, perché ha un gusto di tutt'uno. Di... No, ma poi sono buoni, ma non valgono 3,39€. No, infatti, no, quello assolutamente no. No. Cioè, solitamente 2,60€ come dei tramezzini super. Come tramezzini al mirtillo è... Sì, brie di ieri. Il discorso è che, senza essere troppo campanilisti, sono francesi. Secondo me i tramezzini francesi, cioè... Sono buoni, però 3,30€ mi... No, ma infatti anche io dico questo, sono buoni. Mi aspetto la marsigliese in bocca quando li avvento. Veniamo ora all'insalata pronta. A me fa abbastanza ridere che sia detto una porzione abbondante. Ma vabbè, per cui una porzione abbondante cosa vuol dire? Che basta per te, basta per me? Basta per metà della tua metà? E non è abbondante, perché di confezioni così me ne mangio tante. Non entra più le mutande. Però, c'è il profumo? È un profumo importante comunque. Cosa vuol dire? Non lo so, ci sta bene. E diciamo che l'abbiamo scelta solamente perché la forchettina la useremo fino allo sfinimento per sapere. Esatto. Questo. Prego. Che ne dici? A me piace molto questa. Sì, è proprio buona. Ha il cappero che è un cappero serio, non un cappero. Che è un cappero, esatto. Cappero. Ha il gusto di cappero, il gusto di pomodoro. Proprio buona. Anche la fetta di sette è intensa ma non è salata. Sì. Ha quel gusto forte, ma non è che ti prosciuga. Cioè, non è che sembra che hai leccato il mar morto. Comunque, è veramente buona. Ma soprattutto la consistenza del pomodoro mi colpisce. Anche quello. È proprio appassito e non è unto d'olio. Non è unto d'olio, esatto. Questi sono essiccati al sole, ragazzi. Veramente, veramente buoni. Buonissimi. Un bel prodotto, consigliatissimo. 2,69€ ci fai pranzo. Non so tu fossi Alex, però comunque fai pranzo. Cosa ci fai pranzo? Andiamo ora al camembert. Classico. Ci scomponiamo.
Ma diciamo che l'abbiamo preso quello da 1,99€, ed era un po' poco rispetto al tipo di supermercato che è, però niente, cioè, è buono. Però preferisco un classico brie. Però è buono, cioè nel senso, è buono, non lo so, me lo aspettavo magari un po' più... Anch'io me lo aspettavo un po' di più, ecco. Un po' più gustoso. Sì. Però sì, ragazzi, sì. 1,99€ a Banco Fresco è praticamente niente. Sì, no, questo è vero. E comunque, se uno vuole farci un panino con questo qua, secondo me è molto indicato, perché non copre il gusto di tutto quanto. È vero, anche questo non avevo valutato. Poi bisogna valutare che il camembert ha un gusto diverso dal brie, altrimenti non sarebbe camembert. Secondo me è un buon formaggio, potrebbe puzzare un po' di più, ecco, puzza un po' poco, però un buon prodotto comunque. Per 1,99€ è consigliato, sono 250 grammi ragazzi. Sono 8 euro al chilo. Cosa compri con 8 euro al chilo? Le patate. Ormai. No, comunque buono. Buono. E poi bella confezione. Solitamente queste insalate russe sono sempre bianche. Questa qua invece è giallina. Volevamo vedere se ci sarà un riscontro organolettico rispetto a quello che abbiamo avuto visivo. Ovvero, vediamo com'è. Io direi di assaggiare prima la lingua senza niente. Sì. A te? Buona, però non so. Nel senso, è buona, ma manca del gusto particolare nel... È buona, ma non troppo. Esatto, cioè nel senso, sì, si sentono le cipolle, ma manca quel gusto di pane vero. Sembra manca quel più uno, capito? Sì, esatto. Ora, sbadiliamo. Beh, innanzitutto mi soffermerei sulla qualità della verdura all'interno. Che ne dici? Me l'aspettavo meglio, onestamente. Cosa è stata russa? Siccome è buonissima. Sì? A pezzi di verdura grandi. Quello cioè, sì, sicuramente, però la maionese non, cioè, boh, non si sente molto il gusto. Lo so che... Il trucco, cioè la bontà secondo me è proprio quella che si sente poco il gusto di maionese. E allora fai un'insalata normale, non fai un'insalata russa. L'insalata russa ha la maionese all'interno. Comunque, descriviamo oggettivamente, visto che abbiamo dei pareri contrastanti, no? Certo, no, vai. Nel senso, le patate sono grandi, si sente il gusto della verdura, c'è poca maionese, però secondo me è proprio così che deve essere fatta. Nel senso, guardate la grandezza di questo pezzo di carota. È proprio, cioè, io non l'ho mai vista al supermercato un'insalata russa fatta così. No, questo è vero, io ti do ragione sul fatto che l'insalata, cioè che sia quei pezzi grandi e tutto. Però secondo me non sa moltissimo di insalata russa, non sa moltissimo di maionese dentro. Va bene. Se no, cioè, l'altro errore potrebbe essere quello che sa troppo di maionese. Però in questo caso sa troppo poco di maionese, secondo me. Tu così la parli? Sì, infatti, stavo aspettando che... Io non lo promuovo, cioè... Si sente il gusto di fagiolino, io non ho mai sentito di soda rossa. Comunque, sembra quasi fatta in casa, secondo me. Perché c'è poca maionese... Comunque, da provare. 2,29€, ragazzi... A livello gastronomia, secondo me. Sì, quello sì. È a livello gastronomia. Andiamo oltre. Siamo giunti al momento ora della bagna cauda. Non me ne voglio ammire, ma la voglio aprire io perché la bagna cauda. No, come lo dici? Peggio di te, sicuramente. Cioè, la cosa di questa bagna cauda è boia paus. Non caglie nell'apertura. Che ne dici? È totale per me. Sì, è buonissima, raga. Non ha gusto di chimico per niente. Ma niente, sembra fatto in casa. No. È proprio totale. Si sente l'acciuga, ma non è salato. Esatto. Pazzesco, ragazzi. Cioè, veramente buono. Buonissimo. Sembra fatto in casa. Questo, se non hai voglia, ovviamente non costa poco. Sono 2 euro e 59, però... Ne compri 3. Sì, però guarda che 2,59€ per tanta così non è pochissimo. Sì, no, cioè, no, non è tantissimo. No, ma nel senso, questo qua ci fai una pasta oppure fai un bel pinsimonio. Sì, è veramente eccezionale. Come prodotti di gastronomia siamo veramente su alti sì. livelli. Sì, sì, sì. Perché è veramente tutto veramente Banco Fresco. Cioè, è tutto fresco. Tutto fresco. Cioè, veramente mi sento così in Piemonte che ti giuro che. Non so. Non so, forse mi verrà l'accento. Non l'ho mai avuto l'accento, che ne dici? Ma veramente?
Promossissima. Promossissimissima anche per me. Veramente questa per qua. Per me è totale. Da dare le chiavi, veramente. Prossimo governatore della regione Piemonte, questo. Veniamo ora a questi simpatici dessert al limone. Particolarissimi nella loro forma. Infatti in Italia una cosa così piccola viene data ai bambini. Prego. Che dici? Buono, molto buono. Buonissimo. Perché non sa molto di zucchero. Ma però sai neanche di limone, non so cosa ci sia. No, il limone sì. Sì, limone. Comunque ragazzi, limone è mele e limone. Sì. Sai, no, che comunque solo limoni in Costa Azzurra, sai, due limoni in Costa Azzurra ci stanno sempre con la turista. Comunque, detto questo, è veramente eccezionale. Sono ancora con la frase prima, aspetta un attimo. Eccezionale. No, no, veramente buonissimo, non trovi? Sì, 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 è buono. Porca miseria. Buona. Ma poi la consistenza, questa. Ma la roba. Sì, diciamo che su questi prodotti Banco Fresco sta facendo un. Sta proprio prendendo il largo, perché c'è una freschezza. Cioè, facciamo vedere ai nostri amici come la consistenza. È buonissimo. Totale. Mamma totale, mia, totale. Ragazzi. Una semplicità e una. Cioè, è sia composta che semplice. È una semplice composta. Questa qui, ragazzi, va negli annali. Questa è una veramente una cosa che mi ricorderò a vita. Sì. Non so. Veramente sono scioccato. First reaction shock. Veniamo ora all'assaggio della Mole Cola. Fallo piano perché l'ho appena girata. Brava. Ci sei quasi, eh? Ce l'ho quasi fatta. Hai visto paziente. Gli occhi entusiasti di Miriam mentre. Che ne dici? A me piace. Sì, è buona. È buona. Cioè, è molto simile. Se la gioca con quella di Aldi. Ti ricordi quella di Aldi, che è praticamente uguale. Comunque, è veramente, veramente buona. Più che altro cioè, diciamo la verità, è un marchio italiano, quindi. Se piuttosto che comprare una è meglio comprare italiano, poi è di Torino. Sì, infatti. Ma come ho detto Torino? È di Torino. Come un torinese che sta a Torino, e va bene così. Come un torinese che è a Torino che ha appena mangiato la bagna cauda in macchina. Esatto. No, veramente un bel prodotto, un veramente buona, carina, e ci sentiamo di promuovere. Totale, sì. Dopo questo. Dopo questa iperbole piemontese, vi ricordiamo di seguirci sul nostro profilo Instagram, che è le nostre storie dove pubblichiamo esattamente la vita dissoluta che facciamo verso i supermercati. Soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube Supermercati Che Passione. Se volete, attivate la campanella per sapere quando proviamo nuove delizie del genere. Da Supermercati Che Passione è tutto, alla prossima puntata. Ciao.